Un bullo è il primo codardo che esiste. Nel video di oggi vado ad affrontare l'argomento bullismo, bullo, anche perché lo richiede la voglia di raccontarvi come stanno le cose secondo la mia opinione. Chi è il bullo? Il bullo innanzitutto è una persona terribilmente fragile che non sa come disturbare gli altri, che si annoia e soprattutto che di fondo io trovo essere un grande immaturo o una grande immatura. Parlo anche al femminile perché il bullismo non c'è solo da parte dei maschi ma anche da parte di ragazzi o donne. Sappiate però che è più elevato, è più presente e gira di più da parte di uomini, di persone maschili. Perché un bullo è il primo codardo che esista? Molto semplice, perché il bullo vive in gruppo, perché il bullo, se preso da solo, quindi singolarmente, se la fa sotto, se la fa di sotto, cioè si caga addosso, scusatemi per la volgarità utilizzata. Qualcuno potrebbe chiedermi, ma perché un bullo, un capo dei bulli vive solo in gruppo? Non so per quale motivo, ma il capo dei bulli, un bullo, ha come caratteristica quella di non riuscire a realizzare le sue prese in giro se sta da solo. Se sta in gruppo invece riesce a realizzarle, riesce a trasmetterle, conscio del fatto che ha altri elementi su cui andare a fare pressione, su cui andare ad agire in maniera indiretta. Il bullo è una persona, ripeto, fragilissima, ha una fragilità immensa, però per come lo conosciamo e per come appare in pubblico e non in privato, è una persona che risulta essere strafottente, cattiva, bastarda, capace di fare del male agli altri, di ferirli e soprattutto di non proteggerli. Lo scopo del bullismo è quello di annientare un essere umano, farlo sentire una merda, una cacca, farlo valere meno di zero, zero assoluto. Io non voglio, diciamo così, buttare fango sul bullo e sul bullismo, però quando si ha a che fare nel corso della propria esistenza con il bullismo, ecco che mi rendo conto, mi accorgo di come essi siano terribilmente fragili. Io l'ho detto già in altri miei video e lo sosterrò fino alla fine dei miei giorni. Il bullismo si vince con l'unione. Avendo l'unione, avendo la forza, avendo la tenacia e soprattutto non stando mai da soli. Se il bullo è da solo, è fatta. Perché se il bullo è da solo, lui non riesce a stare bene. Lui si andrà ad isolare. Lui si metterà nella condizione di non poter vivere, o meglio, di non poter agire nella sua presa in giro. Se invece è in gruppo, la presa in giro avviene non bene, ma benissimo, perché ci sono le altre persone, gli altri ragazzi, le altre ragazze, ci si può spalleggiare l'un l'altro, l'altro all'uno, e soprattutto si può far sì, si può fare in modo che per l'appunto un bullo vada a creare un effetto domino sugli altri. Che cosa è l'effetto domino? Io domino, io gestisco, io anniento le altrui individualità per far sì, per fare in modo che gli altri seguano i miei principi, che gli altri seguano le mie idee, che gli altri seguano le mie teorie. Io enuncio, io trasmetto idee, io trasmetto la mia dominanza, io trasmetto
il mio effetto di pura dominanza, di pura soggiacenza agli altri esseri umani, con la speranza che gli altri esseri umani si mettano nella condizione di rimanere sotto a me, sotto alla mia, chiamiamola, forte presenza. Questo è il bullismo. Il bullismo è la peggiore piaga sociale esistente in questo pianeta, la Terra. Chi ha a che fare con il bullismo ha a che fare con persone fragili, i bulli sono fragili, insicure, immature e soprattutto persone che non valgono un accidenti di niente. E questa è la mia opinione, l'opinione di Leandro Smelli di Roma. Qualcuno verrà in calcio a questo video a scrivere: ah, quindi tu hai avuto bullismo, sei stato bullizzato. Sono sincero con voi, esimi utenti di YouTube. Io il bullismo l'ho avuto alle scuole elementari, perché alle scuole elementari purtroppo venivo mal visto da tutti. Non avevo un amico, se non un amico polacco, con cui ebbi un'amicizia profonda, radicata. Lui veniva a casa mia, io andavo a casa sua, e un giorno mi offrì, pensate, addirittura una Coca-Cola in lattina. Alle medie poca roba, alle superiori non credo di aver avuto bullismo, quasi niente. Però ho sofferto molto nella mia vita, sono sincero. E ripeto, il bullismo è una piaga che deve essere vinta attraverso la unione. L'unione fa la forza. Sei unito con un gruppo? Bene, fatti vedere, fatti notare, sconfiggi il bullismo. Questo è il mio consiglio. E il bullo, ricordatevi che è il primo codardo che esista. Perché il primo codardo? Perché da solo è un santo, è un agnellino, si caga sotto. Però se sta in gruppo è bullo, fa il bastardo, fa il pezzo di merda. Però se preso singolarmente è un agnellino in piena regola. Da Leandro Smelli di Roma è tutto. Vinci il bullismo, l'unione fa la forza. Iscriviti a questo canale, condividi questo video in tutti i tuoi social, Facebook, Twitter, Instagram, tutti i social, e soprattutto iscriviti a questo cazzo di canale.